E adesso comincia a essere dura. Adesso comincia a essere dura perché dobbiamo andare a Genova, pure comincia a essere, però 20 minuti fantastici, ci siamo mangiati dei gol, questa. Adesso però la vedo meno fiducioso. È un po' sì, per la realtà. Così, ci gira male, purtroppo è dura salvarsi a questo punto, non lo so, perché se guardi il calendario è terribile. Via Di Francesco e via Durati. Non le piace Di Francesco? No. Oggi Durati ha parato per oggi. Due parate ha fatto, e il gol non l'ha visto però. Di Francesco è ora di mandarlo via, non legge le partite. Non le piace quindi? Non sa, assolutamente no, non riesce a leggere le partite. Lei chi prenderebbe? Chi prenderebbe lei? Ma qualsiasi, chiunque. Noi come pubblico ci stiamo facendo il sangue amaro, ma come dire in campo e chi mette in campo non ne capisce un cavolo, guarda. Secondo me ci serve pure una svegliata in generale, pure forse un cambio di allenatore, non so, che tu che pensi? Pensi che magari una svolta possa essere utile? Forse alla fine, dopo tutte queste settimane con Lecce, col Sassuolo, non penso possiamo andare avanti così. Beh, diciamo, la partita è stata viziata dagli errori che abbiamo fatto sotto porta. Purtroppo abbiamo mancato quelle occasioni nel primo tempo e poi sempre troppi errori in difesa ci hanno fatto perdere di nuovo. Fiducioso sulla salvezza oppure un po' di meno? Meno. Ma secondo me Di Francesco ha dimenticato la fase difensiva dai suoi manuali del calcio, voglio dire solo questo. Perché continuiamo a prendere gol facendo delle cavolate pazzesche. Squadra questa, prendiamo i gol e basta. Se noi non buttiamo la palla dentro, dove andiamo? È rassegnato? No, ancora no. Okay. Io perché sono sociaro e per me la squadra deve andare avanti. Però purtroppo non ci sono soluzioni, per me anche Di Francesco c'ha qualche colpetta, insomma. Ci abbiamo un caso in tribuna, quando che ci sono altri giocatori che sono molto più scarsi di caso, però giocano. Ci siamo mangiati 4 gol, cioè abbiamo sbagliato 4 gol, questa. Fiducioso sulla salvezza oppure un po' di meno adesso? La speranza è sempre l'ultima a morire, ci spero. Le posso chiedere un commento su questa partita e su questo Frosinone? Siamo stati sfortunati. Solo sfortuna? Il gol li facciamo fare gli altri. Ma secondo lei ce la farà il Frosinone a salvarsi? Non ci sa. No. Ormai siamo sotto. Tutti mercenari secondo me, perché non si fa così. Tu perdi sempre le partite che tu giochi bene all'inizio e poi ti perdi. È brutto così. Quindi lei ha maggior responsabilità dei giocatori secondo lei? Ma certo. Come fai? Quando una roba non è la tua, ma non ci butti il sangue. Te lo ricordi Dionisi? Curiale, buttavano il sangue a quello stadio là, al Matusa. Ma questi quando lo buttano il sangue? Non allungano un piede per favore, faccia male. Ma dai, su. Un po' la sfortuna ci sta, ma si livelli no. Abbiamo perso tutte le partite più che hai dominato, l'hai persa agli ultimi secondi. Mi dispiace, guarda. Ma poi è inconcepibile che a gennaio un difensore centrale, tra l'altro pure rotto. Cioè, è inammissibile una cosa del genere. Quella è la cosa più scandalosa secondo me. Gli errori anche in fase di mercato. Ma certo, perché tu a gennaio per i Bonifazi pure rotto. Che è venuto a fare? Pigliare lo stipendio qua? Cioè, scusate, o sbaglio, dico la verità o no? È l'unica cosa, io a me, non la capisco questa cosa qua. Ma io dico, possibile che tutte le squadre in zona salvezza cambiano allenatore e Frosinone non ha il coraggio di cambiare allenatore? Il Lecce cambia Cotti e l'Udinese cambia... E chi? D'Aversa. Cioè, possibile non si riesce a dare una svolta alla squadra. Poi manca di aggressività e di cattiveria. Così non si può salvare. Per me c'è stata molto sfortuna, una stagione molto sfortunata. Prendiamo Sassuolo, Lecce, insomma degli episodi, la Juventus al 95esimo. Quindi dobbiamo essere un pochettino oggettivi noi tifosi. È facile scaricare la colpa sul mercato, su Di Francesco. Analizziamo un pochettino tutto il campionato. Io un Frosinone così in Serie A non l'avevo mai visto negli anni precedenti, insomma. Quindi secondo me c'è tanta sfortuna. E guarda, voglio dire una cosa che ho visto sugli spalti, fischiare la squadra non è stata una cosa bella, perché dai, ci siamo divertiti fino all'ultimo, ancora non siamo retrocessi, quindi ci stanno sette giornate, nove giornate ancora, quindi tutto può succedere, dai.